Medicina basata sull'evidenza e medicina di precisione. E questo è il tema al centro di un'interessante lettura che il professor Gianfranco Gensini ha tenuto in occasione della 14ª edizione del congresso della SFA, la Società di Scienze Farmacologiche Applicate. Professor Gensini, come si colloca la evidence-based medicine nell'ambito della medicina di precisione? Beh, si colloca come la progenitrice, in quanto le evidenze di gruppo, le evidenze medie che la medicina basata sulle evidenze usa e fa sì che vengano applicate nella pratica clinica, trova un'ulteriore precisazione nella precision medicine che va all'interno dei gruppi a individuare in modo più preciso quanto può essere adatto al singolo paziente. Mediamente le linee guida sono fatte per malattie, molto spesso i pazienti hanno, soprattutto se superano i 60-65 anni, più malattie croniche e quindi è necessaria una mediazione precisa fra i problemi legati alle diverse condizioni cliniche. Ecco professore, ma medicina di precisione e medicina personalizzata sono la stessa cosa? Questa è una questione che viene discussa da tempo. In realtà la medicina personalizzata è sempre esistita, anche se il termine è diventato di uso comune più recentemente. Qualsiasi medico trattando un paziente iperteso personalizza la terapia in funzione della risposta. Qualsiasi medico che tratta un paziente ipercolesterolemico adatta con precisione i suoi interventi terapeutici rispetto ai risultati che ottiene in termini di valori lipidici. Quindi la medicina personalizzata è un qualcosa che tutti i medici hanno sempre praticato. La medicina di precisione è un termine più recente, probabilmente anche reso più facile dallo sviluppo dell'information communication technology, la capacità infatti che noi abbiamo non di leggere i dati su un foglio di carta o su una cartella clinica, ma elaborarli e vederli insieme in cluster legati ai sistemi informatici ci consente di fare una pesatura dei vari elementi che è molto più precisa di quella che sappiamo fare con un'integrazione che mediamente non riesce a superare i due o tre elementi da integrare contemporaneamente. Ecco, ma la medicina personalizzata come si sta affermando nei vari settori? Questa è una questione molto difficile da dire perché. Perché in alcuni settori, per esempio quello oncologico, l'avere il dato del genoma della cellula tumorale consente una precisione particolarmente elevata. In realtà noi sappiamo che il concetto del secondo tumore o del terzo tumore molto spesso corrisponde a una variazione genetica della cellula tumorale e quindi consente di reindirizzare le nostre batterie nei confronti di un obiettivo che è diventato differente e quindi richiede un approccio diverso. Questo per quanto riguarda la patologia oncologica e anche tutto il settore delle leucemie. Certamente in questi campi si sta sviluppando molto bene la medicina personalizzata, meno facilmente in altri, in particolare in quello cardiovascolare, in cui la polifattorialità della condizione clinica rende difficile individuare con assoluta precisione un bersaglio. Interessante in questo senso è il settore della patologia respiratoria, perché i fenotipi estremi, quello bronchitico e quello enfisematoso, in realtà stanno riguadagnando, come avveniva già nel passato, una loro specificità nei confronti invece di una dizione comune di broncopneumopatia cronica ostruttiva che in realtà mediava forse un po' troppo. Quindi i settori riconoscono percorsi molto diversi anche in funzione delle caratteristiche delle patologie di riferimento, ma si sta proseguendo e non c'è dubbio che ai pazienti potrà giovare questo approfondimento.